grande Paolo Ruffini. Direttore Devoto, venga qua, direttore di Coin, quello che rende possibili anche questi momenti. E si chiama? Daniele Devoto. Devoto, si rende onso, ora. Certo, perché? No, perché io sono devoto. E noi è un onore avere un artista di questo calibro qua a Pisa. E a Pisa ho fatto un sospiro perché le mie generalità sono tendenti verso Livorno, come Paolo, e quindi do la parola a lui perché saprà come intrattenerci. C'è qualcosa che ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto? Ma guarda, a me mi piacerebbe per ora continuare così. Continuare così. Mi piacerebbe fare delle cose in televisione. Cioè, il mio sogno, se ti devo provare la verità, fare un po' di Odoppio in TV mi piacerebbe tanto. Sì, ha fatto... Com'è? Com'è? Chi? Sto cazzo! Non devo fare una battuta, no? Grande, ti sei messo d'accordo con l'ala? No, ma allora... Parla con quest'ala. No, ma è la sintonia. Cioè, è eccezionale, ragazzi. Io mi ricordo, quando ero piccino, tipo, avevo l'età... Quanti anni? Scusami, ad esempio, lui, scusa. Quanti anni ha? 16 anni. Io mi ricordo, come ti ami? Edoardo, anche te ti sbriciolerai dalle seghe. Sì, 16 anni. Io dico sempre un monte di parolacce, no? Però a me piace dire molte parolacce non per offendere, ma per far ridere. E quindi secondo me, quando uno dice una parolaccia perché si vuole fare una risata, allora non può essere volgare. La vera volgarità, secondo me, è quando tu vuoi fare del male a qualcuno. Nella malafede c'è la volgarità e c'è la cattiveria. L'hai detto anche alla Belen le parolacce? La Belen gliel'ho detto, no, le ho detto le parole quando la... No, che momenti intimi ti viene fuori, no? Certo. No, gliel'ho detto, ora ci sa questo figliolo. Ciao. A parte Puppa, che lo dovevo fare, se mi dici mi provochi. No, ciao, ti chiami? Vai. Ah, non t'avevo riconosciuto, scusa. Allora dicevamo... Daniele, facciamo la foto insieme. Vai. E va agli annali e agli archivi. Vai. Di questa serata straordinaria con Paolo Ruffini, un applauso di nuovo.